Buongiorno a tutti, sono Massimo Bianco, dirigente dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia. Il settore agricolo ha un ruolo rilevante sull'economia pugliese. Nel 2020 il suo valore aggiunto è stato di 2,6 miliardi di euro, pari all'8% del dato nazionale, cui si aggiunge 1 miliardo e 3 dell'agroalimentare, altro settore strategico dell'economia regionale. La Puglia è la regione con il maggior numero di aziende agricole, oltre 200.000 secondo le recenti stime. Il censimento è lo strumento fondamentale per conoscere le dinamiche e le trasformazioni intervenute nel mondo agricolo in questi anni. Ci restituirà un patrimonio informativo sulle produzioni, sulla sostenibilità, di assoluta rilevanza per la definizione delle strategie più efficaci di sostegno al settore. Se hai ricevuto la lettera dell'Istat che ti invita a partecipare, non esitare. Fornisci in assoluta libertà tutte le informazioni richieste. Queste saranno trattate nel pieno rispetto delle norme sulla privacy. Facciamo crescere insieme l'agricoltura della Puglia e la sua economia. Grazie a tutti. Salve. Il settimo censimento generale dell'agricoltura si chiuderà il 30 giugno prossimo. Si tratta di una rilevazione che produrrà dati cruciali per la nuova politica agricola dell'Unione Europea, che la crisi pandemica e il Green New Deal hanno decisamente orientato verso la sostenibilità, la tutela e la manutenzione dell'ambiente. Sapere cosa, come, con quale intensità l'agricoltura e l'allevamento producono per nutrire la popolazione e fornire materia prima all'industria, già a partire dalle modalità minime dell'autoconsumo e dei beni comuni, faciliterà la messa a punto della programmazione con cui Stato e Regioni risponderanno alle nuove strategie che l'Unione Europea ha adottato per sostenere nei prossimi anni lo sviluppo, gli investimenti, l'innovazione, l'introduzione di nuova tecnologia, i finanziamenti nel settore agricolo. Con l'obiettivo di garantire alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili e remunerazione alla catena alimentare, di sviluppare sistemi alimentari con al centro la salute e il benessere delle persone, la loro competitività e resilienza, per far fronte ai cambiamenti climatici, per proteggere l'ambiente e la biodiversità. Partecipare al censimento, insomma, è un impegno sociale che facilita quello che, come agricoltori, vi siete già assunti per produrre cibo per la comunità e mantenere il territorio.